bentornati alla nuova puntata del Ferrara Film Festival Movie Talk. Oggi parleremo di musica. Voi direte, ma è un talk show sul cinema? Cosa c'entra la musica? Ma d'altronde non esiste un bel film senza una colonna sonora pazzesca e viceversa. Quindi abbiamo l'onore con noi oggi di avere Jennifer Milan e il produttore musicale Max Calò. Benvenuti a Ferrara innanzitutto. Grazie, buonasera, grazie a te per averci invitato. E benvenuti al Ferrara Film Festival Movie Talk. Bene, prima volta per te Jennifer a Ferrara? Per me è la primissima volta e sono molto emozionata, devo dire la verità, perché sento veramente una grande passione intorno a questo evento e, come dicevo anche prima, insomma, per me la passione è la prima cosa quando si fa un lavoro, un progetto, si costruisce qualcosa, quindi per questo è stato anche un sì. Certo, assolutamente. D'altronde senza passione dove andiamo a finire? Allora, tu per chi appunto ci segue a casa avete fatto un'esperienza di diversi anni negli Stati Uniti, infatti ho avuto il piacere di conoscervi a Los Angeles e da poco siete ritornati in Italia affacciandovi ad una realtà che forse magari avete visto cambiata o avete trovato uguale. Prime impressioni dopo 10 anni più in America, tornare in Italia? Ma probabilmente il fatto dell'Italia, sai, dopo 22 anni vivendo in America è stranamente difficile, no? L'impatto è molto forte, perché in effetti vabbè, l'Italia io penso che sia un posto meraviglioso, però ovviamente la mentalità è diversa, questo lo sappiamo, proprio il sistema è diverso in Italia. E a me, ti dico la verità, non mi dispiace, cioè le cose sono cambiate, il cinema è cambiato in Italia, mi sono reso conto anche dei nuovi film, delle nuove produzioni, a differenza di forse 10 anni fa, c'è un miglioramento, c'è una voglia di fare le cose, c'è una crescita, e questa è una cosa che è molto importante in questo momento, specialmente per l'Italia. Beh, questa è anche una bella cosa, infatti anche noi l'abbiamo notato, anche ovviamente facendo un festival del cinema abbiamo visto, abbiamo scoperto delle produzioni indipendenti e non indipendenti, ma soprattutto quelle indipendenti che non hanno i canali, non hanno la piattaforma giusta per essere visti, diciamo, su scala grande. Ed è stato un piacere anche per noi trovare e scoprire delle meraviglie nascoste. E parlando di meraviglie, comunque la tua voce, Jennifer, è fantastica, e appunto tant'è che mi piacerebbe menzionare il fatto che comunque hai partecipato a X Factor quest'anno. E infatti anche, diciamo, sei tornata dall'America anche per partecipare anche, diciamo, a questa esperienza. Un commento a caldo che vuoi condividere con noi? Devo dire che è stata un'esperienza molto entusiasmante, perché il tornare comunque un po' mi metteva agitazione, sai, dopo tanti anni fuori, riabituarsi a determinati meccanismi, non pensavo fosse semplice. Invece, devo dire la verità, è risultato tutto molto più emozionante, divertente, e l'esperienza di X Factor mi ha aiutato anche nel rientrare in questo sistema in maniera allegra, ecco. Anche in questa esperienza sono cresciuta musicalmente, artisticamente, ho capito delle cose anche di me e, insomma, devo dire che è stata una bellissima esperienza, veramente. Infatti ricordiamo anche i nostri amici a casa che hai partecipato, se ricordo bene, nell'edizione del 2008 ad Amici di Maria De Filippi. La differenza, ma 10 anni prima e 10 anni dopo, Max ha... È grande. Ha giustamente detto che ha visto un miglioramento per quanto riguarda le produzioni cinematografiche, mentre per quanto riguarda le produzioni televisive o per quanto riguarda il panorama artistico nel tuo campo, hai visto delle differenze? Sì, c'è stato un miglioramento anche in quello, nel senso che tutto viene progettato in maniera molto più moderna e c'è un coinvolgimento diverso rispetto a prima. Forse più internazionale. Sì, è molto più internazionale. Internazionale. In che senso? Ma internazionale, perché già il fatto che un format come X Factor, che ha
ovviamente una potenza, una forza di mediatica e anche l'invitare tutti questi personaggi, insomma, famosi dalla americani, internazionali, che forse prima non c'era, era un po' limitante, e adesso è bellissimo perché poi le nuove proposte si propongono e cantano con questi artisti già famosi internazionali, ed è un'esperienza, penso, per chi inizia questo, assolutamente, questo percorso. Anche perché anche da parte degli artisti c'è proprio voglia di fare qualcosa di nuovo, di esprimere qualcosa di nuovo, e questo si sente, si comincia a sentire questo cambiamento. E adesso cosa c'hai in cantiere? C'è qualche cosa che ci puoi anticipare? Sì, sto lavorando al mio nuovo progetto e non posso ancora dire nulla, però è una cosa alla quale tengo molto, perché sto scrivendo il mio progetto, cosa che prima magari sì, ero coinvolta nella scrittura, ma non poi più di tanto. Invece in questo progetto c'è proprio una creazione di quello che veramente sento io musicalmente, e mi sto veramente focalizzando su questo, quindi non vedo l'ora di poterlo condividere con il pubblico. E collegandoci anche col cinema, perché comunque io stesso quando guardo un film comunque ne presto particolarmente attenzione, e anche nelle chiacchierate nostre a Los Angeles abbiamo sempre parlato anche del fatto che quando un film ci rimane dentro, ci rimane dentro anche la colonna sonora, quindi una sonorità familiare che ci rimane. E quello che differenzia un film buono a un grande film è anche il fatto di canticchiare anche il tema. E nel tuo caso, Jennifer, quanto presti attenzione? Logicamente tu sei una cantante, quindi fai musica, ma cerchi o ti godi il film e ti lasci trasportare in generale, oppure presti una particolare attenzione alla colonna sonora, magari alla canzone? Qual è il tuo processo? Sì, presto particolare attenzione. Devo dire che è un po' un insieme di tutto, nel senso che quando guardo un film, ovviamente la musica abbinata a delle buone immagini dà tutta un'altra visione proprio, no? È tutta un'altra emozione. Senza musica le immagini non potrebbero emozionare, e così viceversa. Quindi presto molta attenzione alle musiche e mi emoziono molto quando sento delle musiche fatte bene, cioè orchestrate in un certo modo, con delle sfumature che comunque accompagnano le immagini. Sì, presto molta attenzione su questo, però poi mi lascio ovviamente trasportare la tematica del film, eccetera. Una cosa che mi viene a pensare, che è una mia supposizione, poi magari non so se è giusta, che magari noi ci ricordiamo appunto brani familiari di 15-20 anni fa, quindi chissà, quindi ci possiamo salutare con questa domanda, chissà se fra 15-20 anni magari cantichiamo cose di adesso. Potrebbe anche essere, perché magari non è una, cioè, è una sfida, una così che lanciamo al cielo, e vediamo se quando ci sarà la 25esima edizione del Ferrara Film Festival ritorneremo qua. E bene, io vi ringrazio veramente di essere venuti a Ferrara Film Festival, e insomma gli ospiti nostri vi vedranno in giro alle proiezioni, alla cerimonia e molto di più. Io ringrazio anche i nostri telespettatori, videospettatori, telefoni e spettatori, chi c'è qua dal vivo, e vi ringraziamo di nuovo per aver guardato il Ferrara Film Festival Movie Talk. Ciao!